Today, we are in Assisi, Italy. We are located at cross from the Assisi Hill into a magnificent villa owned by Renzo and Roberta Raimondi. And we will show you some pictures of that. But we have here an author who is born in Assisi and has written several books on Assisi, archaeological, historical, and also cultural. And we have invited him, and he has accepted, and I'm pleased to interview him today. But the conversation will be in Italian, so please stay with us. Salve. Io ho letto il suo libro alcuni anni fa sul simbolo del Tao, che sarebbe la croce, e mi interessai molto del suo libro, però non la conobbi, e adesso oggi ho questa opportunità di conoscerla, mi fa molto piacere. E vorrei farle alcune domande sul suo recente libro che ha scritto sulla l'archeologia romana. Certo, quando uno viene ad Assisi pensa a San Francesco e la città medievale, che già da per sé sono valori di grande cultura italiana, però non pensa al passato romano, e quindi questo libro mi ha aperto la mente e ha fatto pensare che in realtà Assisi una volta era una città romana. Ma come mai, come è successo che lei si è interessata in scrivere questo libro sul passato di Assisi pre-cristiana e pre-francescana? Beh, le ragioni sono diverse, per la verità. Innanzitutto non c'era un libro organico che rappresentasse in maniera completa la città romana e la sua storia più antica, diciamo. E quindi è stato necessario che qualcuno lo facesse, e io l'ho fatto, per la verità, molto volentieri. In più, ci sono state delle occasioni specifiche. A causa del terremoto, che tutti quanti penso ricordino, che ha fatto dei grandi danni anche all'interno della Basilica. Negli anni 80? No, alla fine degli anni 90, nel 1997, è accaduto questo terremoto. E è stato necessario intervenire sugli edifici. E l'intervento sugli edifici e anche sulle infrastrutture ha portato alla luce ulteriori resti romani. E questo ha fatto capire che l'importanza di Assisi romana, già notevole prima del terremoto, prima di questo intervento, è accresciuta ancora, tant'è vero che qualcuno, e questo lo riporto come sottotitolo del mio libro, ha detto che Assisi è il centro archeologico più importante a nord di Roma. Però, per la verità, ecco, per essere completamente onesti, bisogna dire che Assisi sì ha avuto il suo grande sviluppo in epoca romana, ma Assisi è una città umbra, è stata fondata dagli Umbri. Sì, sì, ecco, volevo fare lo sbalzo prima di parlare della città romana. C'è stata un'altra cultura, certo, sì, certo. Sì, anche la regione è umbra, certo. E quindi c'è stato un popolo umbro. Ma chi era questa gente? Ecco, Plinio, che è un grande studioso dell'antichità, dice che gli Umbri sono il popolo più antico d'Italia, ed effettivamente il popolo umbro si estende praticamente per tutta la penisola, ma fa centro proprio in questo territorio che fin da allora ovviamente si chiamava Umbria, no? E gli Umbri di Assisi, quelli che fondano questa città, la fondano provenendo dal Monte Subasio, che è il grande monte che si trova alle spalle della città, un monte alto circa 1300 metri. Ecco. E perché venissero di là? Vennero di là? Vennero di là perché sono una popolazione di agricoltori e una popolazione di allevatori. E quel terreno era particolarmente vocato all'agricoltura e di conseguenza anche all'allevamento del bestiame. E da lì però loro vedono un'opportunità maggiore. Piuttosto che restare su una montagna, dove tra l'altro costituiscono anche un piccolo santuario dedicato alle acque, di queste acque dobbiamo ricordarci, perché anche l'Assisi romana si legherà in maniera molto stretta alle quando acque. Quando dice montanara, vuol dire come se fossero pastori che sì, sì, hanno bisogno delle montagne, bisogno di grandi spazi, estate. Esattamente, perché
Il Monte Subasio, così come lo vediamo oggi, era anche allora grandi pascoli, grandi distese di pascoli, molti, molti ettari di pascoli. Però, certo, era poco difendibile, esposto alle intemperie, mentre invece scendendo un po' più in basso su una collina di circa 400-450 metri, forse si vive meglio. Ed effettivamente gli Umbri colonizzano quella zona della collina e sono i primi fondatori della città. Al di là del clima ci sono altre ragioni per cui scelgono questo colle. Il clima probabilmente è la ragione principale, anche perché loro non abbandonano né l'allevamento né le coltivazioni del monte. Quindi portano gli animali da Ecco, pascoli. rimangono in quei pascoli oppure durante l'inverno magari li fanno scendere nel Il basso. suo libro parla anche delle acque, le acque Certo, famose di questo luogo. Cosa certo, c'era? certo. Ancora oggi ad Ancora Assisi c'era. c'è una grande quantità di acqua. Ma non ci sono fiumi? Ci sono due piccoli fiumi che bagnano Assisi. Dante ricorda che Assisi si trova tra due importanti fiumi, il Topino e il Chiascio. Il Tescio è un piccolo torrente, affluente del Chiascio, ma a suo tempo questi fiumi, insieme al Tevere che si trova più a nord, impaludavano gran parte della pianura, tant'è vero che la pianura verrà utilizzata soltanto dopo la bonifica successivamente, perché larghe porzioni della pianura sono impaludate. Ci sono questi due fiumi, c'è il Tescio e c'è una grande quantità di sorgenti, perché ce ne sono tutt'oggi 88. I geologi ne contano 88 attuse. Sorgenti. Esattamente. In passato sicuramente ce n'erano di più perché molte si sono disseccate, è un fenomeno Ma di dove naturale. viene quest'acqua? Dalle precipitazioni meteoriche, è acqua che si raccoglie in questa zona. E a valle, per esempio, nella zona di valle ancora ce n'è Sorge. tantissima di acqua, c'è una grande abbondanza di acqua. Anzi, addirittura una parte di Assisi ha problemi di dissesto a causa della presenza di acque che circolano nel E chi diede sottosuolo. il nome di Assisi? Il suo libro dice Assisium. Sì, Certo, Assisium è romano, però già si chiamava così al la principio? questione è molto controversa. Gli Non si sa. studiosi non hanno risolto le più antiche iscrizioni. Usano proprio questo termine, Assisium, nelle lapidi, le lapidi che ne sono rimaste in grande quantità. E cosa vuol dire Assisium? Sono state fatte diverse interpretazioni, anche queste non hanno fatto risalire a nulla. Probabilmente è aso che dovrebbe significare proprio torrente, ovvero acqua. Quindi questo legame con l'acqua forse è rievocato anche dal nome. Se posso anticipare un concetto fin da adesso, che poi percorrerà un po' tutta la storia dell'Assisi romana e forse parte anche dell'Assisi più vicina a noi, succede proprio questo, che Assisi fonda la sua fortuna, perché diventerà una grande città, un grande municipio romano, fonda la sua fortuna proprio sulla presenza delle acque, acque che sono salutari, probabilmente acque terapeutiche, a cui si aggiungono anche sostanze terapeutiche che integrano questo beneficio che le acque portano. Quindi i romani vengono attratti a questi luoghi, si può dire, forse proprio per l'acqua, cioè perché i romani ci tengono molto alle acque Naturalmente. curative, alle acque termali. La grande fortuna dei romani si fonda anche sulla loro capacità di utilizzare le acque, sulle loro profonde conoscenze idrauliche, tant'è vero che le terme, che hanno fortuna anche oggi, la parola spa, che viene utilizzata anche nei giorni Sì, nostri, viene dalla. è l'acrostico di salus per aquam, quindi un termine, una locuzione latina, che indica proprio ciò che avveniva fin dall'antichità a proposito dell'uso e della fruizione delle acque. I romani, dovunque vadano, costituiscono un foro, un tempio, un acquedotto e le terme. E si Quindi trovano tutti e tre questi elementi ci qui sono, qui a. naturalmente c'è tutto, perché Assisi è una piccola Roma, diciamo, cioè una Ma Roma non ci fu un XVI. conflitto fra gli Umbri e i Romani? Non un conflitto vero e proprio, Ma c'è si sta stato un momento parlando di di che contrasto. secolo? C'è stata un'autoromanizzazione da parte degli Umbri, uno studioso contemporaneo usa proprio questo termine, autoromanizzazione, proprio per via di questi benefici che i romani portano e Che i non romani solo. trovano anche Trovano, sul naturalmente loro. trovano un'area, un terreno, diciamo, favorevole per le loro iniziative. Arrivano e costituiscono
alcune emergenze importanti, come per esempio la costruzione delle mura, che poi non serviranno a nulla, perché le mura recingono una città che non ha nemici intorno, però sono un abito minerale straordinario, di grande bellezza, e che indica anche la potenza della città e della Roma lontana da questa città, che ha, diciamo, potere sulla città stessa. Inoltre, oltre a questo, realizzeranno un tempio, cosa di cui è opportuno parlare, perché questo è uno dei templi integri. Non solo, è molto visibile sulla piazza principale di Assisi, si trova questo tempio, che è la prima cosa che un turista vede e dice: come mai si trova questo tempio? E questo è molto significativo. E quello è un tempio romano, non è greco. No, naturalmente è un tempio romano. Tempio romano del primo secolo, realizzato durante il periodo augusteo, probabilmente nell'11 dopo Cristo, durante poco prima, diciamo, che finisse la fase del primo impero di Augusto. Ora, perché è molto significativo questo tempio? Non soltanto perché è rimasto integro, la cella è stata utilizzata per poi realizzare una chiesa cristiana molto più tardi. Quello è l'uso dei cristiani. Sì, è successivo, no? Ecco, su questo bisognerebbe fare delle considerazioni che ci porterebbero un po' dappertutto questo. In alcune parti sì, in altre no. Di costruire chiese cattoliche su templi. Beh, perché c'è una struttura di cui poter approfittare. Ecco. Diciamo che questo poi viene utilizzato un po' dappertutto, anche se i cristiani preferiranno le basiliche. Proprio perché la basilica è laica e non ingenera confusione religiosa, mentre invece il tempio, ecco, passare da una struttura che è riservata ad una certa religione ad un'altra potrebbe anche creare, e quindi questo avverrà ma più tardi, quando ormai il paganesimo, diciamo, è stato sconfitto. Però l'importanza di questo tempio, su questo se posso mi ci vorrei soffermare un po'. Questo tempio è un tempio esastilo, cioè a sei colonne corinzie, prostilo, cioè con le colonne nella parte anteriore, e ha una gradinata che lo collegava in un foro sottostante, cioè una piazza dove avvenivano gli incontri pubblici più importanti. Ma la cosa i due aspetti che voglio proprio mettere in evidenza sono questi: la città medievale, poi successivamente la città moderna, non ha mai abbandonato la centralità di questo tempio. Quindi i romani hanno indovinato perfettamente l'ubicazione del tempio. Quindi la zona cristiana che avverrà con Francesco sarà allunga la città, ma il centro rimane là. Esattamente, proprio così, anzi verrà data molta enfasi a questo centro. Tant'è vero che ci si costruiranno intorno al tempio i palazzi più importanti della rappresentanza comunale, il palazzo dei priori, il palazzo del capitano del popolo. Però questo, ecco, questo vorrei proprio metterlo in evidenza, perché qualcuno di coloro che ascoltano questa nostra conversazione, che dovesse venire ad Assisi, dovrà notare questo, cioè che il tempio, insieme al foro, che è una bella piazza sottostante, si rivolgeva alla pianura, alle colline, si rivolgeva a Roma. Quindi aveva un'apertura straordinaria che oggi non ha più, perché questi edifici l'hanno in qualche modo sacrificato, pur lasciando la bellezza, lo splendore, anche l'integrità del tempio stesso. Questo momento, certo, non si può negare, credo che gli assisiani ci sono. Conoscevano, però il fatto dei reperti, dei resti che erano nascosti in realtà. Certo. Dal tempo o anche delle costruzioni più moderne, come si sono trovate? L'archeologia si ignorava, c'è letteratura che indica la costruzione di questi edifici. C'è una grande carenza letteraria. Tutto quello che si è potuto ricostruire si è ricostruito attraverso documenti indiretti o attraverso le iscrizioni, le lapidi. Ce ne sono moltissime nel museo che si trova proprio nel foro, nella parte sottostante l'attuale piazza. Esattamente, sì. E ci sono una grande quantità di lapidi che parlano proprio della storia di Assisi, dei personaggi, e permettono di ricostruire un mondo straordinario, un mondo di persone vive, di persone vere, che fanno il pane, che fanno i macellai, che fanno i gladiatori, ecco, che svolgono questo tipo di attività. Ma perché viene uno dei luoghi più archeologicamente importanti al nord di Roma? Ecco,
perché i resti che ci sono permettono di vedere, ecco, ovviamente ci vuole un grande sforzo di carattere filologico, no? Un'attività anche un po', diciamo così, mentale, ma anche notevoli resti che permettono di vedere che cosa fosse la città romana, perché ci sono forse quattro importanti domus affrescati. C'è questo straordinario tempio e resti di almeno altri 7 templi sicuramente presenti. Quindi c'è il foro con questa grande quantità di lapidi, strade. Questo grande, famoso, grande tempio. Certo, con il tempio tempio di Minerva. Sulla dedicazione anche qui ci sono molte discussioni, ma molto probabilmente era dedicato a Minerva, sicuramente ad una divinità femminile, o a più divinità femminili, come qualcuno ipotizza, o forse ha avuto diverse dedicazioni nel corso del tempo. C'è stata un'ipotesi che dice che fosse il tempio di Minerva, perché documenti che ne parlino prima del 1500 non ci sono, è un'ipotesi per cui Augusto è un imperatore guerriero, ma è un imperatore che modifica il modo di fare la guerra, non più la guerra fatta secondo i dettami di Marte, cioè basata sulla forza, sulla violenza, sull'irruenza, ma la guerra fatta attraverso l'intelligenza, quella guerra ispirata proprio da una divinità come Minerva. Questa è un'ipotesi che ancora resta in piedi, sulla quale però non si può costruire nulla di certissimo, ma una serie di indicazioni ci fanno pensare che fosse dedicato proprio a Minerva. Proprio davanti al foro, davanti al tempio, sul foro, c'era un'edicola che conteneva, edicola, una piccola costruzione coperta, diciamo, no? Con quattro colonne sostenevano un piccolo tetto, dentro la quale c'erano due dioscuri. I dioscuri, come si sa, sono i figli di Zeus, no? Che nascono dall'uovo insieme ad Elena. E questi dioscuri sono divinità che presiedono alle acque. Questo ha fatto ipotizzare che anche lo stesso tempio fosse stato dedicato ai dioscuri, quindi di conseguenza alle acque. Ma l'ipotesi Minerva, che è quella che anch'io sostengo per la verità, ma in maniera molto modesta, per carità. Comunque è indiscutibile che quel monumento sia il tempio romano. Questo non ci sono. Ma l'importanza di questa città romana si. Mi può dire un po' sull'anfiteatro? Forse quello sì, 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 ma ecco, io volevo cercare di individuare alcune delle emergenze, ce ne sono molte, come diciamo. Ma c'è il domus, dire che c'erano dei romani di una certa, di un certo rango, importanza, che arrivano quindi a trascorrere del tempo. Ecco, uno dei motivi per cui lei è qui, è l'introduzione, proprio gliel'ha fatto confessare in maniera molto chiara, in una splendida casa, in una collina meravigliosa, con un clima eccezionale, perché in certe stagioni qui a Assisi si sta veramente bene. I romani vivevano anche di questo. I romani ricchi non avevano bisogno di nulla se non del modo ideale di trascorrere il proprio ozium, come appunto loro definivano. Quindi realizzavano degli edifici splendidi. Di opulenza della città. Addirittura una delle due domus, pensi un po', è stata realizzata e immediatamente abbandonata. Immediatamente abbandonata perché? Perché c'era una circolazione di acque che si infiltravano e quindi la danneggiavano, e danneggiavano anche la salute dei residenti. Quindi si è accertato che una di queste due domus è stata abbandonata nel giro di pochi anni per andarne ad adattare un'altra e realizzare un'altra. Noi ne conosciamo quattro, ma sicuramente ce ne sono delle altre, indubbiamente, perché in un territorio di circa 50 ettari, ovviamente dovevano esserci. E in valle non si sono trovati? Una casa anche in valle importante, nella zona cosiddetta di Valecchie, che si trova in prossimità del luogo dove è stato estratto gran parte del travertino che i romani usavano e che usavano largamente, con cui è stato realizzato anche il tempio di Minerva. E non usavano qui del marmo, della pietra locale? Usavano largamente la pietra locale, perché la nostra pietra, la pietra cosiddetta di Assisi, rischio di fare un discorso un po' provinciale, però in realtà è un valore universale questa pietra di Assisi. È un calcare rosa che ha una particolare resistenza e anche una grande bellezza per chi l'apprezza.
E questo viene largamente utilizzato soprattutto per altro fenomeno importante che i romani largamente mettono a disposizione dei municipia è proprio le strade che... E mi dico un po' dell'anfiteatro, perché quello credo che possa far vedere perché era importante questo luogo, perché se facessero o fecero questo anfiteatro sportivo, era al fine sportivo, no? Beh, è uno sport che oggi sarebbe bene non praticare, perché l'anfiteatro era riservato alle attività cruente. Sì. Nell'anfiteatro si svolgevano le lotte tra i gladiatori, si costruivano le battaglie epiche del passato e venivano ricostruite. Era teatro? Sì, era un teatro dove però la realtà era piuttosto cruda, perché coloro che simulavano le battaglie poi in realtà venivano gravemente feriti o addirittura moriti. Sì, certo. Oppure le cacce, cioè le lotte tra gli animali e le persone. Ma le cacce erano le cacce alle tigri e ai leoni. Qual è la grandezza, le misure di questo? Le grandezze sono standard dell'anfiteatro, perché l'arena, come per tutti i campi di calcio, i campi di football, sì, no? Sì, sì. Hanno tutti quanti la stessa grandezza. Hanno la misura del Colosseo. Sì. La grandezza dell'arena possono essere un po' più grandi, un po' più piccoli, ma è circa 70 per 60, è un ovale più o meno. Adesso io a memoria non ricordo. Questo è emerso? L'anfiteatro è stato sempre visibile, è stato sempre visibile, soltanto che fenomeno che avviene per quasi tutti gli edifici di Assisi, è stato largamente saccheggiato, cioè o hanno costruito degli edifici sopra l'anfiteatro, oppure hanno utilizzato il materiale con cui l'anfiteatro era stato fatto per costruire edifici nel Medioevo, per esempio, o addirittura anche nel Rinascimento. Però il perimetro dell'anfiteatro, che si può rilevare anche da immagini ovviamente presenti sul libro, il perimetro dell'anfiteatro è rimasto ed è perfettamente leggibile. La grande importanza di questo anfiteatro, se posso dire, è proprio questa, che è un anfiteatro che verosimilmente può contenere 17.000 persone. Quindi, ora, ecco, uno potrebbe pensare, beh, è un anfiteatro che serve anche le popolazioni circostanti, perché intorno ad Assisi ci sono Perugia, Bettona, Spello, però in queste città che ho appena citato, Montefalco per esempio, o Bevagna, in queste città sono presenti altri anfiteatri. Quindi se c'è un anfiteatro così grande, o Gubbio per esempio, no? Un anfiteatro così grande significa che la città è veramente importante. Mi farebbe comodo far vedere alcuni dei reperti o degli edifici romani, cioè far vedere la prova. Cosa vuole far vedere? Beh, io penso che sia il caso. C'è parecchie fotografie. Sì, il libro è un catalogo completo di tutte le emergenze romane al momento della pubblicazione. Ecco, ci sono tutte, anche alcune dettagliate, e sono state realizzate queste foto anche in presenza di attività o di persone. Perché? Per far vedere proprio questa continuità tra l'antichità romana e il presente di oggi. Le cose più importanti da vedere, io credo, perché si abbia un'immagine abbastanza significativa della città, sono innanzitutto il Tempio di Minerva, indiscutibilmente il Tempio di Minerva. Ma può dire qualcosa sull'arco, la porta urbica? Certo. Quella era una porta d'entrata del paese? Esattamente, forse la porta monumentale più importante, perché era la porta d'accesso da sud. E come dicevamo, Assisi è rivolta verso sud. Ma nella foto si vede bassa, come mai? È perché è inglobata all'interno di un edificio. È inglobata all'interno di un edificio e questo è quello che riusciamo a vedere oggi. Nella parte posteriore si sarebbe vista un po' più alta, perché la stanza della parte posteriore è un po' più ampia, mentre invece qui sono state costruiti, diciamo, dei piani che impediscono la visione. È l'arco oppure anche le pietre? Le pietre, tutto originale. Tutto originale. E poi se si va all'anfiteatro, figura 51, sì. Si può vedere? Cosa si vede? Beh, dell'anfiteatro, che... Eccolo qua. L'anfiteatro, come può vedere, ci permette proprio di cogliere la grandezza e la particolarità dell'arena.
cioè laddove si svolgevano questi Ma non ci combattimenti. sono sedili, per esempio. No, questi purtroppo non sono rimasti. Non sono Non rimasti, sono ma rimasti, in c'erano. origine, certo, c'erano sedili per 17.000 persone. Una parte di questi erano di legno, ma la parte principale, quella dal podio, cioè dalla zona più vicina all'arena, dove risiedevano le persone più importanti, fino ad un certo livello, secondo, terzo, quarto ordine, ecco, fino al terzo ordine, questi erano di pietra costruiti, gettati in calcestruzzo, ricoperti di pietra e travertino, E che sono poi stati portati via per i motivi che dicevo prima, perché, ecco, il progresso, come si dice, ha comportato che, siccome, vede, noi oggi abbiamo una grande passione per l'archeologia e per l'antichità, in qualche decennio passato ce n'è stata ancora più forte questa passione, ma nei secoli addietro le cose vecchie non servivano a nulla. Mi può dire qualcosa sulla cisterna Certo, romana, che si ci vede tengo particolarmente. la struttura e la